Primo avvio ieri per un servizio che l'assessore alla cultura, vice sindaco Elena Zennaro, definisce essenziale, che aiuterà la cittadinanza a prendere dimestichezza con i servizi digitalizzati messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Due le postazioni che saranno messe a disposizione, una delle due mobile per spostarsi anche tra le frazioni. Il fine di questo servizio è favorire l'alfabetizzazione digitale, aumentando le competenze digitali dei cittadini e ciò per favorire l'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, incentivando l'uso dei servizi online. Un punto facile digitale a Chioggia e il punto facile digitale mobile che contribuiranno a colmare il gap esistente in campo digitale. Un progetto incluso nel PNRR in coerenza con le strategie digitali della Regione Veneto, che prevede attraverso la creazione di punti digitali facili di raggiungere un importante target, erogando i servizi di accompagnamento e di formazione in ambito digitale. Al Comune di Chioggia sono stati erogati circa 88.000 euro che andranno utilizzati entro il 31 dicembre del 2025. Al momento, per poter accedere, bisogna prenotarsi tramite mail puntofacile.digitale@chioggia.org per poter accedere nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì e negli orari sottoindicati presso i locali della Biblioteca Civica Sabbadino. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La Pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM, da oltre 50 anni, all'Isola Saloni, a Chioggia.